Udine è la quinta città d'Italia per richieste d'asilo, 2.803 quelle presentate nel 2016, numeri più alti solo a Roma, Milano, Torino e Napoli. Reati in calo, tranne quelli informatici, ma la gente non si sente sicura, a dirlo il questore di Udine, Cracovia, alla vigilia della festa della polizia. Dopo soli due giorni la Croazia sospende i controlli antiterrorismo ai valichi con Slovenia e Ungheria. Troppe code e disagi sul confine italo-austriaco. Sul vecchio confine italo-austriaco ora c'è il cippo della pace inaugurato dal principe Emanuele Filiberto a Trivignano. L'Udinese batte il Genoa per 3-0, sblocca la gara De Paul che mette la firma anche nella rete di Zapata e nell'autogol genoano. Buonasera dalla redazione di Udinews. Come abbiamo sentito nei nostri titoli, il 2016 è stato un anno intenso per la polizia di Udine, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle pratiche dei richiedenti asilo e il controllo del territorio. Lo confermano i dati diffusi oggi dal questore di Udine alla vigilia della festa per il 165esimo anniversario di fondazione della polizia. Sentiamo tutti i dati nel primo servizio di Francesca Santoro. Udine si piazza al quinto posto in Italia per la gestione delle pratiche di asilo politico, alle spalle di metropoli come Roma, Milano, Torino e Napoli. A confermarlo sono i dati dell'attività condotta dalla polizia nel 2016, illustrati alla vigilia del 165esimo anniversario di fondazione del Corpo. Nel 2016 l'ufficio immigrazione della Questura di Udine ha trattato 2.803 richieste di asilo politico, quasi 1.000 in più rispetto al 2015. Sono stati inoltre rilasciati 4.516 permessi di soggiorno, contro i 2.759 dell'anno precedente. Da sottolineare l'impennata di clandestini rintracciati dalla polizia di frontiera, ben 5.330 nel 2016 a fronte dei 1.904 dei 12 mesi precedenti. Scorrendo il bilancio della polizia del 2016, emerge che i reati segnalati in questura sono stati 2.383 contro i 2.775 del 2015. I furti nello specifico sono scesi da 1.369 a 1.089. A fronte di tante voci con il segno meno, l'unico dato in controtendenza è quello di truffe e frodi informatiche, salite da un anno all'altro da 162 a 244. Scorrendo i dati del 2016, cosa emerge? Quali sono secondo lei le indicazioni più importanti? Il tendenziale calo di tutti i reati, tra l'altro anche di quei reati che destano più allarme sociali, e la conferma dei nostri risultati, la conferma della tenuta di un sistema del controllo del territorio che funziona. Abbiamo dovuto gestire nel 2016 un flusso migratorio senza precedenti per quanto riguarda questa provincia. Insomma, lo testimoniano il numero delle richieste di asilo presentate nella sola questura di Udine, oltre che i rintracci alla frontiera, oltre che le presenze contemporanee nelle strutture della città. In controtendenza, frodi informatiche. Solo le frodi informatiche, per fortuna, certo, una delle figure di reato che è in continua salita, e tra l'altro oltre che sul piano repressivo ci stiamo muovendo sul piano della sensibilizzazione per evitare di cadere nelle trappole che nasconde la rete. Da rimarcare anche l'aumento delle auto controllate. Perché le nostre pattuglie sono tutte dotate di tablet che consentono delle interrogazioni direttamente su strada e sul posto, tra l'altro dei tablet che ci sono stati donati dal Confartigianato di Udine. La conclusione qual è? Che la provincia di Udine è controllata e c'è un buon livello di sicurezza? Questa qualità e capacità di controllo non è percepita dai cittadini. I cittadini continuano a sentirsi insicuri e per questo noi dobbiamo lavorare ancora di più e meglio, anche in collaborazione con loro. Ruba la borsetta dal cestino della bici di una signora e fugge, anche lui in bicicletta. La donna ferma una pattuglia della polizia in transito che lo insegue, ma quando gli agenti sono ormai a pochi metri da lui,
gli lancia contro la bicicletta con ancora sopra la borsetta rubata. È successo ieri sera a Udine, protagonista un 22enne udinese già in libertà controllata che alla fine viene bloccato e arrestato per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e furto in abitazione. Anche la bici infatti è risultata rubata. E tre cittadini ucraini di 23, 25 e 29 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver rubato tre tablet per un valore complessivo di 1000 euro da un supermercato del centro commerciale Città Fiera. Regolari sul territorio nazionale e disoccupati sono stati bloccati mentre tentavano di fuggire. L'accusa nei loro confronti è furto aggravato in concorso. I beni rubati sono stati recuperati e restituiti al proprietario. E dopo soli due giorni sono stati sospesi i controlli minuziosi ai valichi tra Croazia e Slovenia. Da venerdì a oggi il provvedimento antiterrorismo ha infatti provocato disagi e attese anche di diverse ore per gli automobilisti in transito. Vediamo. Dietro front per i controlli al confine tra Slovenia e Croazia. Dopo due giorni scanditi da disagi e attese chilometriche ai valichi, i controlli minuziosi alle frontiere interne con Slovenia e Ungheria sono stati temporaneamente sospesi. Ad annunciarlo è stato il governo croato, con un post sul proprio profilo Facebook. Il provvedimento era entrato in vigore venerdì, in attuazione di una misura antiterrorismo disposta dal Consiglio europeo, che prevedeva per la Croazia controlli dettagliati dei documenti personali. Pur essendo membro dell'Unione Europea, la Croazia non fa infatti parte dello spazio Schengen, una misura che ha immediatamente causato gravi disagi alla circolazione, con code attese anche di alcune ore ai valichi tra Slovenia e Croazia, con le inevitabili ripercussioni anche nella nostra regione e nel nord-est. La sospensione dei controlli è stata decisa dopo la richiesta che i governi di Croazia, Slovenia e Ungheria hanno presentato alla Commissione Europea. Le autorità di Zagabria hanno fatto sapere che già in giornata la situazione alle frontiere si è via via normalizzata, con attese non superiori ai 30 minuti. E continuiamo con la cronaca, con un grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla A4. Un uomo di 41 anni è morto. Si tratta di un cittadino rumeno residente in Veneto. L'incidente è avvenuto a circa un chilometro dal casello di Latisana in direzione Venezia. L'auto, una Subaru, si è schiantata contro un pilone di un cavalcavia dell'autostrada. A bordo solo il guidatore, che è deceduto sul colpo. E poco fa a Codroipo c'è stato anche un altro incidente stradale, coinvolti due motociclisti all'altezza del Quadrivium. Sul posto ci sono ancora le forze dell'ordine e i sanitari. Vi daremo delle notizie e degli aggiornamenti nel corso dei prossimi appuntamenti con l'informazione nella giornata di domani. Sempre per la cronaca, un incendio di vaste dimensioni ha distrutto due capannoni di un grande mobilificio a Fratina di Pravisdomini, in provincia di Pordenone. Le fiamme sono divampate poco prima delle 5 di questa mattina. Per spegnerle sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco di Pordenone, assieme ai colleghi di Motta di Livenza, Mestre, Portogruaro e Treviso. 40 uomini in tutto, con 15 mezzi. Sono intervenuti anche i tecnici dell'ARPA per verificare eventuali conseguenze per l'ambiente. Non sono ancora state accertate le cause che hanno fatto divampare l'incendio. I vigili del fuoco di Udine sono impegnati invece proprio in queste ore per spegnere un incendio di sterpaglie che è divampato nel tardo pomeriggio lungo l'autostrada A23 in territorio di Trasagis. Sul posto appunto i vigili del fuoco di Udine e anche di Tolmezzo. Noi proseguiamo con la cronaca, con un intervento del soccorso alpino di Maniago questo pomeriggio per aiutare una donna di 54 anni ferita lungo un sentiero impervio e scosceso nel comune di Vito d'Asio. La donna di Anduins è caduta battendo la testa e perdendo conoscenza per alcuni minuti mentre percorreva con due amici un sentiero in costa. Il soccorso alpino ha attivato 8 tecnici che hanno cercato di raggiungere a piedi l'infortunata pur non avendo riferimenti precisi, mentre l'elicottero del 118 cercava di individuare il punto dall'alto. Con l'aiuto del cellulare, uno degli amici della donna che si è spostato per trovare campo, l'elicottero è riuscito a calare con il verricello tra la vegetazione fitta un tecnico del soccorso alpino e il medico. Dopo aver stabilizzato la donna ferita, però, si è dovuto attendere che uno dei tecnici tagliasse con una motosega la vegetazione per consentire all'elicottero di recuperare la donna e con una seconda rotazione anche l'amica che l'accompagnava.
Spostiamoci ora a Trivignano Udinese, un secolo fa terra di confine tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. Il cippo confinario è ancora ben visibile, è qui alla vecchia dogana che ha fatto tappa oggi il meeting Alpi senza confini. Il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha partecipato all'inaugurazione di un cippo dedicato alla pace. Vediamo il servizio. Quando viaggio attraverso l'Italia, ogni battaglia, ogni momento dell'unità d'Italia sono io colpevole per quello che è successo. Mi chiedono di chiedere scusa, mi chiedono di riconoscere tale e tale cosa a una persona che è nata nel 72. Però io sono felice di una cosa, è che abbiamo creato un'Italia meravigliosa. Così il principe Emanuele Filiberto ha cominciato il suo intervento di saluto in occasione della tappa trivignano-udinese del meeting Alpi senza confini, promosso dalla delegazione delle guardie d'onore e dagli ordini dinastici di Casa Savoia. Dopo la prima giornata tra Gorizia e Cividale, la Dogana Vecchia ha ospitato lo scoprimento del cippo di pace dedicato all'imperatore Francesco Giuseppe e re Vittorio Emanuele III. A illustrare lo spirito del monumento e della due giorni in Friuli è stato lo stesso principe. Questa bella giornata di sole, tutti insieme dobbiamo pensare a queste, dobbiamo pensare a poter dare delle fondamenta per giustamente ripartire e riparlare di unità, di pace, di amore, di sicurezza, di tutte queste parole che si sentono dire da tante persone, ma che purtroppo significano sempre meno. Queste parole devono ritornare centrale, devono essere centrali nel nostro discorso, perché ci sono persone che sono morte per questo. E noi oggi siamo fieri di essere qua, siamo fieri di essere italiani e siamo fieri di essere figli di queste persone. E a Verona ha aperto i battenti oggi la 51esima edizione di Vinitaly, alla quale partecipa anche il Friuli Venezia Giulia con uno stand istituzionale curato dall'ERSA. Questa edizione, con le oltre 200 aziende, di cui 104 nello stand collettivo organizzato dalla Regione, ha rilevato l'assessore alle risorse agricole Cristiano Sciaurli, è la dimostrazione di un comparto vitivinicolo che vuole presentarsi unito. Si stima di stappare 13.000 bottiglie e di utilizzare 12.000 bicchieri giornalieri. E siamo alla pagina sportiva ora, pagina sportiva che apriamo con la bella vittoria dell'Udinese contro il Genoa per 3-0. Ci racconta tutto Fernando Siani. L'Udinese cerca la cinquina di risultati utili consecutivi, il Genoa invece la cinquina vuole dimenticarla. Quella subita in casa contro l'Atalanta, è un Genova in una condizione disastrosa quello che arriva qui a Udine. L'Udinese invece deve fare i conti con la squalifica di Jakub Kubajangto. Al suo posto, a sorpresa, gioca Lucas Evangelista, confermato al primo minuto anche Gabriele Angella. C'è Orestis Karnezis che prende il posto di Simone Scuffet, conferma al primo minuto anche per Cyril Terot. È il Genoa che prova subito a spaventare proprio Orestis Karnezis con questa incursione di Laxalt. L'uruguagio però stringe troppo il sinistro e non crea nessun pericolo. L'Udinese allora prova a rispondere con questa iniziativa da parte di Cyril Terot, come al solito molto mobile. Eccolo il destro, Rubigno dimostra di non aver ancora esaurito tutta la naftalina che lo copriva negli ultimi 4 anni. Eccola allora ancora l'iniziativa dell'Udinese, sempre con Duvan Zapata che si gira. Lucas serve Rodrigo Di Paul che carica il destro, fa fuoco e realizza un gol bellissimo. Il 20° minuto del primo tempo, l'Udinese passa in vantaggio con questa perla di Rodrigo De Paul, oramai sempre più padrone di questa Udinese, il suo terzo gol in campionato. E poi come al solito il balletto con Duvan Zapata, lo rivedremo anche al minuto 31 sugli sviluppi di calcio d'angolo. E Duvan Zapata che carica il sinistro e trova il gol del 2-0, impassibile Rubigno e un missile quello tirato dal colombiano che raggiunge quota 9 gol in campionato, 10 in stagione se contiamo anche la rete realizzata in Coppa Italia con lo Spezia. Anche qui ovviamente danze con De Paul, ma rivediamo il sinistro potentissimo di Zapata e la faccia sconsolata di Mandorlini. Con le immagini andiamo direttamente al secondo tempo con questo erroraccio di Burdisso, un'ingenuità, si alza il pallone da solo e lo restituisce al portiere, non si può, punizione in aria che batte Cyril Terot, non benissimo questa volta il francese.
Udinese però continua ad insistere ed arriva il gol del 3-0, minuto 49, guardate cosa fa Rubinho che si butta da solo il pallone in porta su questo calcio d'angolo dell'argentino Rodrigo De Paul, sconsolato ancora una volta Mandorlini, ma rivediamo l'incredibile papera di Rubinho che insomma dà credito a tutti i suoi critici. Il Genoa allora prova la reazione d'orgoglio, qui Encham che carica il destro in due tempi, Carnesis non ha problemi nel bloccare il pallone, Udinese comunque sul velluto, Genoa davvero pochissima cosa, qui è Laxalt che prova a risvegliare i suoi con un sinistro che però di nuovo non impegna Carnesis che si è sempre fatto trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa. C'è poi tempo anche per un ultimissimo guizzo di Palladino, eccola l'avanzata dell'ex giocatore del Crotone, l'esterno destro che termina fuori, una grandissima occasione per lui non sfruttata a dovere. L'Udinese poi cerca addirittura il colpo del 4-0, rivediamo però prima l'errore di Palladino, eccolo qui l'ennesimo tentativo da parte dell'Udinese, ancora con Rodrigo De Paul che chiama in causa Cyril Terreau, il francese si accentra, morbido il suo cross per Badu e Zapata, poi nessuno dei due però trova la deviazione vincente, rivediamo l'Udinese vicinissima al poker. È l'ultima occasione per l'Udinese, il Genoa fa ancora in tempo a spaventare Carnesis con questo sinistro del Ciolito Simeone, qui non è perfetto Restis che poi però riesce comunque a far sua la sfera e a tenere intatta la porta. Arriva il triplice fischio di Mariani, l'Udinese raggiunge 40 punti, l'anno scorso aveva chiuso a 39 e già questa è una grandissima vittoria per Gigi Del Neri. Nel basket ancora una bella vittoria per la GSA che al Pala Longobardo di Cividale batte Iesi per 80-65. Molto importante la prestazione della difesa friulana che ha tenuto testa al miglior attacco del campionato. Il migliore in campo l'americano Okoye, autore di una schiacciata che ha fatto esplodere il palazzetto. Adesso gran finale sulle ali dell'entusiasmo contro Treviso in trasferta e poi la Fortitudo Bologna in casa. La matematica lascia ancora aperta la porta playoff. E aveva sfiorato il podio nella prova individuale giovedì, oggi la sciabolatrice San Giorgina Michela Battistone ha trascinato la squadra azzurra alla conquista di una medaglia ai campionati del mondo Under 20 in corso in Bulgaria. Il team azzurro, che vediamo nella foto di Augusto Bizzi, ha ottenuto l'argento cedendo il passo alla Russia in finale con il punteggio di 45-30. Grandi soddisfazioni quindi per la Gemina Scherma di San Giorgio di Nogaro che ieri aveva festeggiato il bronzo di Leonardo Dreossi nella prova a squadre di sciabola. Siamo in chiusura, uno sguardo veloce alle previsioni del tempo per domani. Vediamo su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso, localmente variabile, possibili foschie nelle ore notturne. Sui monti variabile con la possibilità di qualche locale rovescio, venti a regime di brezza. È tutto per questa edizione del nostro TG, buona serata in compagnia di Udinese TV.